È stata una bellissima serata, questo lo dobbiamo ringraziare a Don Giovanni Zampaglioni di aver organizzato questo evento. Non è il primo che si fa per dare una sensibilità a tutti quanti noi, perché tutti possiamo incappare a incidenti stradali. Lo vediamo su questa strada, che c'è una strada pericolosissima, una 106 che non è più 106. Adesso sì, è giusto che è stata messa, sta mettendo in sicurezza, però voglio dire, noi diamo un segnale forte qui con questa manifestazione, abbiamo partecipato come sindaci, ma chiediamo alle forze politiche regionali che si andranno a insediare, al governo, perché si faccia la nuova 106. Non è possibile che la 106 è bloccata qui a Palizzi da circa 8 anni e non si intervenga a sbloccarla. Io dico, non entro in merito su quelle che sono le vicende giudiziarie, ma abbiamo una lungaggine che non si esce fuori veramente, visto che sono passati tanti anni. Una progettazione va fatta da Reggio Calabria che va verso la Ionica, come si sta facendo sulla Locride, che hanno fatto il nuovo tratto, vedo che io l'ho fatto qualche giorno fa da Locri fino a Gioiosa, ed è una strada veramente ottima, è questo che si chiede.